Arrivo di qua. Buonasera. Visto la direttina di Francesco. Mi è piaciuta. Mi è piaciuto il rasoio, però è particolare in tutto, però onestamente non mi ha colpito quello. Mi aspettavo qualcosa di più. Perché essendo che faccio parte del gruppo questo qua dell'americano, pensavo, ciao Gianfranco, pensavo che ci fosse qualcosa di più allettante, di più wow. Invece mi assomigliava molto a un Gillette vecchia scuola. Stasera palinsesto pieno, sì. Ragazzi, stasera proviamo sia un saponino di quello che io adoro, e vi dico anche una chicca, e andiamo a provare il Rex Consul. Storia di questo Rex. Circa 9 mesi fa mi fu mandato questo rasoio. Io, ragazzi, uno slant regolabile, sapete che io che nei regolabili ci sono un pochettino intrippato. Provo a farmi la barba. Oh, ragazzi, sto coso non tagliava. A 2, a 3 non tagliava. Ho dovuto farmi la barba a 6 e ha stentato di tagliarmi. La cosa che mi ha fatto intrippare male di questo rasoio è stato il fatto che da quando ho fatto il video, se vi ricordate, quello sulle lamette, io ormai ho la fissa che le lamette le devo guardare tutte al microscopio. Basta che vedo che il filo è un pochettino strafalciato, io le butto le lamette. Possibilmente tagliano, non me ne frega. Voglio la stesura del bevel perfetta, perfetta, perfetta. Quindi le lamette, ni, le evito. Fatto sta, ragazzi, che sto rasoio non mi ha tagliato, non ero nelle giornate di grandissima forma, leva la lametta, ho detto vabbè, boh, e sono rimasto col dubbio. Da lì io non l'ho più provato, perché non mi piace provare il prodotto in live se non va per come deve andare, specialmente ero uscito da pochi giorni, ho detto vabbè, dai, è andata, prototipo. Poi vedo a Francesco che si fa la barba. E se la fa pure bene e lo reputa un rasoio di un certo livello, di un certo step, porca puttana, allora sono io, c'è problema mio. Sistemo le luci, abbiamo potenziato un pochettino l'atmosfera e niente, ragazzi, stasera lo andiamo a provare. Lo presento, poi dopo accendiamo le luci completamente. Ciao Gianluca, ciao ragazza, tu sei un ragazzaccio, no io. Ve lo presento. Mi arriva in questa scatola qui. Ci siamo? Ve lo apro, ve lo presento. Ovviamente il Rex già l'abbiamo fatta noi la live. Vi arriva con questo packaging, con quest'adesivo. C'è questo feltro qua che praticamente va a proteggere il rasoio. E il rasoio vi arriva incastonato in una specie di velcro, se così si può chiamare. Allora, il rasoietto ve lo faccio vedere. Ovviamente è uno slant, quindi la lama va a scendere. Ciao Giovannuzzo! Come mai così tardi? Perché praticamente c'è stata la live del Lucarelli. Io non sono nel gruppo del Lucarelli, né di quello Facebook né di quello Telegram. Quindi non so che lui aveva annunciato la live. Nel momento in cui ho fatto la live, attenzione, non sono nei gruppi di Lucarelli, non perché non sia un amico mio. Perché ho deciso mesi fa di non essere in nessun gruppo. Voglio stare al di fuori di tutti i gruppi, tutti amici, ho rispetto Francesco come un fratellone, ci sentiamo 2 volte al giorno. Però hai cambiato angolo di inquadratura? Diciamo di sì, ho cambiato. Oggi c'è stato il suo bagno completamente smontato. Abbiamo potenziato luci, insonorizzato stanza, un macello. Poi accendo le luci, quelle là serie. Questo qua, diciamo, sono le luci di presentazione. E come vi stavo dicendo, non sono in nessun gruppo per scelta. Quindi, non sapendo che lui aveva annunciato la live, ho saputo che alle 9:30 aveva la live. Per non, come si dice, rispettiamoci, non mi cambia niente un'ora in più. Lui trasmette dal Venezuela. Io sono in Sicilia, un'ora in più non mi manca. Tanto la barba mi devo fare. Grazie. Quindi, detto questo, questo qua è il Consul, come vi ho detto, ha la lama a sguincio. Che taglia a baionetta. Vediamo stasera secondo. Io lo spero. Io vi ripeto, a 2, a 3, questo rasoio a me non mi ha tagliato. Mi ha tagliato a 6. Vedendo la prova di Francesco, io ho visto che questo rasoio ha un angolo non troppo intuitivo. Perché se non lo metti nell'angolo sbagliato, lui non taglia. Però dal problema che ho avuto io, posso dedurre che potenzialmente poteva essere. Ciao Andrea! Ciao Andreuccio, potrebbe essere la lametta che era fallata, l'unica cosa, perché non mi era mai successo che il rasoio non mi tagliava, non mi era mai successo. Però
come si dice, premessa fatta di questo rasoio qua che vado ad armare, stasera andiamo a provare un sapone e vi do una chicca perché non ve la dicono, ma ve la dico io. Guardate, Noble Octer sono quelli lì, gli ultimi che sono usciti. Ora ne hanno fatto un altro per Natale. Io ovviamente ho quelli americani. E spulciando con un amico nel Linci e nella descrizione, guardo e vedo che il Linci è diverso. Le posizioni del Talov sono diverse. C'è anche da considerare che, essendo una formula diversa, potrebbero anche cambiare le posizioni del Talov, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una cosa che mi ha colpito è il fatto che nell'etichetta qui, non so se si vede, che il telefono lo mette a fuoco, c'è scritto Barbieri Riuniti. Quindi vi posso assicurare, essendo che qua c'è l'etichetta Barbieri Riuniti, che questo prodotto sta arrivando nelle mani di un, diciamo, rivenditore italiano. Quindi al più presto sono sicuro che ci sarà già etichettato del loro gruppo, ci saranno i Noble Octer in Italia. Andiamo a preparare il sapone. Profumazione, ragazzi, io sono stregato dai Noble Octer, proprio stregato. È una profumazione di pulito, sa di speziato, sa di elegante, ci senti un pochettino di cedro. Ragazzi, spettacolo. Acqua calda. Scusate il rumorino. Come avete visto, faccio la live su YouTube perché, ragazzi, su Facebook non si possono fare, non leggo i messaggi, è un casino, mi innervosisco come una bestia. Quindi preferisco così. Preferisco così. Andiamo di YouTube così. Ah, le luci, devo cambiare le luci. Basilia, hai ragione. Stanf. Ora sì. L'acqua calda arriva, ammollo quei due minuti, quindi la premessa sia del sapone che l'ho scoperto dall'etichetta, sia del rasoio ve l'ho fatta. Allora, andiamo ad armare il rasoio, ovviamente non gli metterò la lametta che usate ai tempi, che mi ci trovo benissimo, sono le astraverdi. Sarà stata fallata, non lo so, ci vado a mettere. Ti posso assicurare che sono arrivati, come ti ho detto, già sono nelle grinfe di Barbieri Riuniti, quindi uno dei produttori più importanti già li ha messi sotto braccio. Speriamo, ciao Antuono, che col fatto di portarli in Italia non cambiano la loro formula, perché voi lo sapete, sono praticamente... Allora, bello potermi vedere Palermo, eh sì. Meno male che c'è Basilio, altrimenti pure la live al buio. Hai detto quello? Io dico sempre che Basilio, o perlomeno San Basilio, è il protettore degli youtuber. Lo dirò sempre. Quindi lo smonto. Consul. Buh. Vediamo che succede. Allora, incominciamo a guardarlo dai lati, la metta non esce, ovviamente è regolato a 2, ma con questa barbazza io me lo sparo a 6, la regolazione mi arriva a 6 e un puntino, quindi a 6 e mezzo, e se lo chiudo tutto mi arriva perfettamente a 1, o perlomeno 1 e qualcosina, ma ci può stare. Quindi lo metto a 6 e poi vado a scendere, a scendere. Che dite? Con questa barba a levarla. Allora, mi bagno il viso, vediamo che succede. Sono veramente curioso, ragazzi. Perché l'ultima volta con questo sapone non ci ho capito un cazzo, con questo rasoio non ci ho capito nulla. Ho detto, ma che cazzo non taglio, sono io, boh. Poi vedo quello che taglia. Boh. Misteri della fede. Ammollo pennello, ovviamente, ciuffo alla caccamo. Sia per dimensioni, per altezza, che per diciamo attaccatura. Lo vado a riscaldare sotto l'acqua
e andiamo a montaggio del sapone. Sono curioso, ragazzi. Allora, 6-3-1, sì, faccio 6-3-1, Francesco, sono curioso. Ma tu sei riuscito a smontare... No, il manico io non l'ho mai fatto. Volevo spoilerarvi il mio balsamo, però sto sapone lo dobbiamo provare serio e quindi vediamo, visto questo fatto che già sta arrivando in Italia, sperando che non hanno cambiato formula, lo voglio provare realmente. Allora, sapone ammollato, pennellino perfettamente strizzato, è bello lucido. Minchia, ho promesso di non dire parolacce, io ci provo, porca puttana. Ciao Alessandro! Effetto zebra, come vi dico io, bagniamo punte. Io, come vi dico sempre, ragazzi, io faccio il montaggio grasso qua dentro. Mi regolo sempre, quando arrivo a metà del pennello. Ciao Ciccio! Che bello, leggo i messaggi. Un pochino di acqua. Allora, cerco di prelevarlo tutto. E andiamo a montaggio. Nel caso lo riprendo. Viso bagnato. Io ti amo, Maurizio Castagna. Io ci provo di fare il bravo, di non dire le parolacce. Come faccio a non dire le parolacce? Certe volte mi concentro, giuro, dico, ma non ne devo dire parolacce. Stasera, dai. Ma io non ce la faccio. Pierpaolo, buonasera. Ho visto stamattina i messaggi che mi avete fatto della diretta di ieri. Siete rimasti entusiasti. E io sono veramente, veramente felice, ragazzi, che vi sia piaciuta la live. Veramente. Mirko, un grande matador. Ci siamo divertiti, ragazzi, giuro, non lo conoscevo, non ho avuto manco tempo di parlarci, perché lui al lavoro, col fatto che in Germania fa orari tardi, quindi non abbiamo organizzato niente. Onestamente, i primi minuti ho voluto capire che avevo dall'altra parte, se ci potevo scherzare, era uno serio, quando ho visto che era uno di noi, ragazzi, vai, vai. Allora, pennello perfettamente scaricato, bagniamo le punte e facciamo partire il montaggio. Me la godo, ragazzi. Ragazzi, la profumazione a me piace. Bagno punte. Avete mixato? Eh sì. Io onestamente non sapevo la tua conoscenza dei saponi, dei profumi. Cioè, ho visto che ci sono ragazzi che veramente hanno una conoscenza olfattiva incredibile. Che goduria. Ragazzi, il barbone l'ho fatto crescere apposta, credetemi. Boh. Oh, l'ansia da prestazione.
Allora, ora non vorrei essere sempre il criticone, ma già lo vedo. Boh, meno yogurtoso. Pigliate con le pinze quello che sto dicendo, però già lo vedo diverso. Meno coprente. Boh, non lo so. Come si fa tutti i giorni? Lavora con si fa. Ora Mirko gli preparo un pacco. Un King Sì, glielo mando. Un bel pacco di Guizamet e di Astraverdi. Sì, setup. Noble Opter. Logibock. Acqua, l'acqua gli piace, però vedo coprenza molto ma molto strana. E io i Noble Octer li conosco molto bene. Boh, e dico boh. Allora, ragazzi, prova del 9, vediamo che cazzo succede. Porco Giuda. Perché non tagliavo. Quando l'ho provato a 6, ragazzi, tagliava, ma non tagliava da un rasoio a 6. Quindi, boh. Vediamo che succede. Consul a 6. Lo vedo un po' evanescente. Allora, ragazzi, sto cercando di capire come taglia. Allora, la differenza la sto sentendo. Si sente la ma poco, poco. Ora nel secondo montaggio lo carico di più. Vediamo. Ragazzi, ora taglia. Hai capito, Ciccio? Allora, ha una dolcezza di taglio che non è quella dell'altra volta che non tagliavo una minchia. Ha una dolcezza di taglio e anestetico. È anestetico.
mi bagno il viso, ragazzi, mi sciacquo e facciamo diretto il contropelo. Vediamo, Francesco. Finora l'ha polverizzata la barba, cosa che non aveva fatto quando l'ho provato con le Astra Verdi. È giusto ricredermi e dire che sicuramente a sto punto è stato un problema mio, perché io già l'avevo accantonato. Qualche messaggio me lo perdo, perché scrivete, stavolta non perché non vedo, non vedi i messaggi, perché scrivete messaggi lunghi. Allora, ricarico sapone in maniera molto più grassa, quindi gli metto acqua e monto. Monto perché mi è sembrato, ragazzi, molto, molto evanescente. E io i Noble Octer li conosco. Ragazzi, la proporzione per me è buonissima. Ma che c'è qua? Boh. Non mi piace per niente il sapone. Non è il Noble Octer a cui sono abituato io. Per carità, ottimo sapone, eh? Ragazzi, sapone c'è. Ma io, che sono abituato con loro a certe prestazioni, non sono le prestazioni che conosco. Boh, comunque, gli darò una seconda chance, perché abbiamo l'altro, il Tahiti. Boh. Andiamo di regolazione 3. Ora sì.
Interessante. Ragazzi, una dolcezza di taglio infinita, anestetico, anestetico. Minchia. Mi faccio i perfili col mio Kai, la mette Pro Touch, che poi con lo già lo sbaglio di mio, pensate con lo slante. Interessante, molto interessante. Ragazzi, il contropelo ormai me lo sparo, lo sapete, io il contropelo non lo faccio, però quando trovo un rasoio che taglia così, se può fare. Il sapone non mi sta convincendo completamente, completamente, completamente. Voglio fare una cosa, che sono bastardo io sono bastardo, sono bastardo io, non ci posso fare un cazzo, sono nato un bastardo. Farmacia Pasteur, formula americana, facciamo una insaponata con questo qua, vediamo che succede, cambiamo tutto, ma chi se ne frega, voglio vedere se è diverso nel montaggio, non mi ricordo che i Noble Opter montano così. Completamente, completamente. In velocità. Abbiamo cambiato il live. A questo punto sono curioso. Vediamo che succede. Vai nel viso.
Ma futta, amico mio. Zio Caccamo. Ora, ditemi voi, io non parlo, che poi io sono sempre quello che ci scassa la minchia a tutti. È uguale. Cioè che è stucco. Cioè, e sono senza barba, sono liscio. Guardate che c'è qua. Ditemi se è la stessa cosa. Le chiacchiere stanno a zero. Io siccome sono bastardo. Cioè, è stucco. Quindi, a prescindere che nel lince il tallo sta in posizione diversa, la formula è cambiata. Cioè, boh. Ditemi se è la stessa cosa, caro Simè. Cioè, non lo so, ditemi voi. Ragazzi, completamente diverso. Le chiacchiere stanno a zero. Io l'ho sempre detto che le chiacchiere stanno a zero. Contropelo a uno. Si sente, ragazzi, prende pure a uno. Chissà che il calo di oggi non è assurdo. Amo. Mi sciacquo. No, quale basetta con lo slant? Non esiste. Sto andando di multilama, mettete a letto i bambini. Gente.
loro Beppe Paglia vi tengo nella suspense, ragazzi. Nel frattempo sto pensando, dice, più grossa è la pensata, più grossa è la minchiata. Quindi sto pensando, sto caricando la minchiata il più possibile. Per dirvela. Ciao Domenico! Sì, esatto. Si cancellano le live qua. Allora, tanto per cominciare, la barba era di 5 giorni, le chiacchiere stanno a zero. Come vi ho detto, questo rasoio non mi ha tagliato completamente quando l'ho usato per fatti miei. L'unico, diciamo, step che è riuscito a tagliarmi un po' di barba, ho detto, ma che è? Io non lo capisco, con l'angolazione. Era 6. Oggi vi posso dire che ho avuto una sbarbata profondissima, cioè è veramente profondo, se lo va a cercare il pelo. Ho fatto il traverso che io non lo faccio mai, ma se l'è andata a cercare, anestetico al massimo, perché non si sente la lama come nel Rex Ambassador, che la lama si sente tutta, e infatti io il tatara lo adoro perché quello è anestetico. Questo invece ha la dolcezza ancora più dolce del tatara, secondo me, è ancora più dolce del tatara. Ovviamente è uno slant, quindi c'ha quella marcetta in più proprio per la geometria del rasoio. Ma ragazzi, con le Wizamet è un gran rasoio. Ora, domanda dai 100 cannoni. Se non avete rasoi e vi volete fare un rasoio di nicchia che è una bomba fotonica, questo sarebbe un rasoio che te ne compri uno e non te ne compri più. Questo è un rasoio definitivo a tutti gli effetti, è una bomba fotonica. Ragazzi, ora sì, ora funziona. Quindi a sto punto non era né la mia inesperienza, che tutti lo sapete, con i D ci sono litigato, ma è stata la lametta. D'accordo con me? Detto questo, ci ho preso gusto con il borotalco del Proraso, che è specifico per la barba. Non mettete il borotalco, quello là Roberts, che non è specifico per la barba. Quindi mettete questo. Ricordatevi che quando ordinate la latta è vuota, le bustine si comprano a parte. Ora la facciamo questa domanda. Allora, un pochettino di borotalco, quel ciccinin, tanto per diventare bianchi, e levare quella sensazione di umido, e poi con la stessa tovaglia che ci siamo asciugati il viso, quindi umida, levo questo effetto bianco, che sembra la faccio furnaro, bollicina. Oh, c'ho una bollicina qua, neanche l'ha toccata, manco l'ha fatta saltare. Ragazzi, finisco, faccio agire il borotalco e poi facciamo le considerazioni finali, sia del rasoio e sia del sapone. Minchia, ragazzi, voi lo sapete che io ho un debole per Nobleopter. Perché? Allora, facciamo agire. Ciao Bruno! Facciamo agire il borotalco. Le tempistiche sono queste qua, ragazzi. Io le tempistiche le ho viste usare da Paolo Barasso, che lui è un amante, è un barbiere professionista, amante del borotalco. Quindi le tempistiche sono queste qua. Pigliamo l'after, o perlomeno after no, abbiamo fatto agire il borotalco, mi ha levato l'effetto di umido, e con la parte bagnata della tovaglia, che si guardi l'alone umido, me lo vado a levare, mi levo quell'effetto bianco da panettiere.
pare che hai fatto mai far dire. Le basette sono dritte, eh? Ci posso credere che al primo colpo ho beccato le basette? Che culo, ragazzi! Ho beccato le basette al primo colpo. Bene. Andiamo di after. Vado ad aprire con voi. Minchia professionalità. Allora, ori ce ne sono, quindi va agitato. L'avete sentito cosa ha detto Mirko ieri sera degli oli in sospensione negli aftershave? Che ne stiamo mettendo una faccia acqua e pozzo praticamente. La profumazione è uguale al sapone. E già questa è una cosa. Cioè, ragazzi, io che sono arrivato con il DE a non farmi nessuna. Ciao Corrado! Bravo là, Forza Sicilia, a non farmi nessun bruciore in viso, per me, credetemi, è un risultato incredibile, credetemi, incredibile. Se penso a dove sono partito con i DE, che manco li sapevo usare, guardandomi i video del Terenzi, del Dilerno, ho cercato di capire come si mettono in mano sti cazzo di rasoi. Ora è entrato in scuderia il Francesco Lucarelli, che è malato di DE, finalmente. Riesco a farmi una barba decente senza essere un mattatoio di sangue. Ragazzi, mi sono fatto una barba strepitosa. E credetemi, il rasoio picchia, ma picchia con una dolcezza incredibile. After strepitoso, ha un effetto un po' olioso, poco, poco. Vediamo se scompare con l'evaporazione. Mi ha dato un effetto scivoloso nel viso, però piacevole. Vediamo se continua o no. Lo disarmo. La lametta è rimasta qua. E la vado a buttare. Io le piego e le butto. Ci potrei fare altre quattro barbe. Sì, me l'hanno spedito loro. Me l'hanno spedito loro. Quindi sicuramente è una nuova formula che mi hanno mandato per farmi capire un poco, secondo me. Dice, vediamo se questo cuore stronzo se ne accorge che la formula è diversa. C'è anche da dire una cosa che mi sovviene. Ovviamente ogni Noble Octra ha la sua formula, c'è quello con l'aloe, quello là con la lanolina, quello col burro di struzzo, quello col burro di cammello, eccetera, eccetera. Però nel bene o nel male, la meccanicità è quella dell'ultimo sapone. La parola evanescenza nei Noble Octra non c'è mai stata. Mai. E siccome io chiacchiere non ne faccio, l'avete visto, l'abbiamo montato l'altro, cioè codesto, in diretta. Senza barba, che mi insegnate che nel momento in cui non c'hai barba è ancora più difficoltoso montarlo. Qua ancora c'è lo scontrino farmacia Pasteur, non so se si vede. Ragazzi, la formula è diversa. È stato riformulato, spero che sia solo per il fatto della formula in sé del sapone, però vi ripeto, l'evanescenza nel... Ciao Vincenzo!
Nei Nobleok dell'Evanescenza non c'è mai stata, ragazzi, e dico mai, mai, mai. Ovviamente, se guardo Linci, e dico Linci, o perlomeno nel riquadrino qua, se voi guardate, c'è scritto Made in USA, non so se si vede qua. Mentre qua già c'è Barbieri Riuniti. Quindi già è un prodotto che può entrare in Italia, o perlomeno entrerà in Italia, con le certificazioni italiane. Quindi secondo me, essendo che monta in maniera diversa, e dico diversa, la formula non è più uguale. Quindi se siete cultori di Nobleokta, io spero di sbagliarmi, ma non sono più la stessa cosa. Perché vi ripeto, proprio i Nobleokta, lo sapete, 4 anni di video, sono i miei saponi preferiti, ce li ho tutti, ce li ho tutti. Sì, sono d'accordo con Lucarelli, sono d'accordo con Lucarelli. Il Chew che non ho qui, ce l'ha il mio amico Dottor Lombardo, e il Rav, quello verde, Rive, come si chiama, è uno dei più buoni. Anche il Barber Paul è buono, ma il Chew Barber, là, quello che ha fatto vedere Lucarelli, quello è uno dei migliori. Secondo me quello rispecchia la tradizionalità del profumo della rasatura. Però oggi un prodotto del genere lo trovo strepitoso, perché diciamo è un'evoluzione del produttore che va a ricercare profumazioni più particolari, si va a fare dei flash di viaggi ed è allucinante. Sì, il Chew King. Allora lo chiudo. Allora, del sapone io, ragazzi, leggi Linci. Leggo Lynch, come mi chiamo? Leggo Lynch. Allora, io l'unica cosa che posso dirvi nel Lynch, che se andate a vedere questa cosa l'ho fatta pure perché quell'anima maledetta del Guerrini mi ha fatto venire sto flash. Praticamente, se andate a vedere Lynch, l'acido stearico c'è al primo posto come l'oro, il Lucifero, ok, il Tallow io ce l'ho al 1, 2, 3, 4, al quinto posto. Io qua il Tallow ce l'ho al terzo posto. Quindi c'è differenza. Io ve lo faccio vedere, fate uno screen. Spero che si possa leggere. Dai, metti a fuoco, fai bravo. Capisci? Già questo è quello di importazione e quindi è ben diverso. E vi faccio anche l'inci di qua, ingredienti. Quindi il tuo non ce l'ha. Questo qua com'è? Questo qua, infatti, me l'hanno mandato senza scritta Barbieri Riuniti. E questo è quello Americana Sganaway. Quindi non so che dirvi, ragazzi. Del sapone vi ho detto la mia. Vi ho dato questa dritta. Fate le vostre considerazioni nel video. Se avete modo di riscontro, magari mi sbaglio io. Tanta minchia. E facciamo il discorso poi di Aiche. Che tutti mi pigliavano per pazzo, no, perché penso che quelli là magari sono più stagionati. Ma la formula è diversa. Me l'ha detto chiunque, anche Bruno mi diceva: Giuseppe, vedi che ti sbagli, sono uguale. Non sono uguale, un cazzo. Il Tallow in quella americana è al secondo posto, qua il Tallow è al 15° posto, quindi la formula è riformulata, è diversa. C'era qualcosa che non andava. Ora, quando ti arriva quello di Natale, vedi se c'è lo stesso Inci. Ora ve lo faccio sapere. Ce l'ho in consegna. Ieri ce l'avevo in consegna. Non l'hanno consegnato, maledetto. Però, vi ripeto, quello di Natale che mi sta arrivando, non so se mi stanno mandando quello vecchio, che io non vi ho scritto che non l'avevo. Magari sono invidiosi, ne avevano qualche 100 confezioni e me l'hanno mandato. Oppure è quello nuovo, non lo so, ve lo faccio sapere.
Io onestamente, che sono un amante dei Noble Octes, devo avere queste evanescenze in viso, e l'abbiamo montato perché vi ripeto, io chiacchiere non ne faccio, non ne parizzare polemiche. Ragazzi, facciamo gli stessi discorsi. Bruno, su Telegram ti ho mandato le foto, e però è giusto che le cose si sappiano, perché uno esce soldini, vuole determinato prodotto, e determinato prodotto deve essere all'altezza, visto che ve l'ho massacrato con i Noble Octes. Così io non mi rimassacro più con i Noble Octes. Andiamo a noi. Allora, riassuntino. Come vi ho detto circa forse un annetto fa, appena uscito, mi trovai in spedizione questo rasoio. Non sapevo manco che cazzo era. Mi dissero, provalo, vedi che cosa ne pensi. Quando mi arrivò sto rasoio, per carità, un anno fa non avevo magari la mano di ora. Dico, non è che sono un professionista di Dio, ma la mano di ora non ce l'avevo. Io, ragazzi, mi ricordo che l'ho messo a 6. Sto coso scendevo, mi lasciava la barba in viso, poi l'ho messa a 3, ho detto che cazzo è? E mi saltellava e mi lasciava la barba. Ho detto ma sto coso non taglia, credetemi, quel giorno l'ho provato così, l'ho provato così, l'ho provato così. Ragazzi, sto coso non tagliava. Onestamente, dico la verità, non mi è venuta l'idea che potesse essere la lametta fallata. Perché? Quando io ho fatto il video delle lamette, ormai ho la fissa che mi devo andare a vedere le lamette al microscopio. Quindi, se non c'è la stesura perfetta del bevel, io la metto in viso, non me ne metto. Devono essere perfetti. Ci siamo? Quindi, detto ora, ragazzi, nei messaggi ci scriviamo, ci leggiamo, la confrontiamo, sta cosa, ce la discutiamo, perché sta cosa si deve andare a fondo. Questo per non capire la forma, invece vengono messi obbligatoriamente in ordine decrescente. Bro, io non lo so perché tecnicamente lo sai, io di inci non ne capisco un cazzo. A me parla il mio viso, l'abbiamo montato, era evanescente in viso, ho montato quell'americano, è totalmente diverso. L'ho fatto in live, non l'ho fatto registrato perché io chiacchiere non ne faccio, è diverso. Potenzialmente potrebbe essere diverso perché una composizione, c'è un burro diverso, degli oli diversi, però io non ho mai visto un Noble Octre evanescente in viso e dico mai. Detto questo, ovviamente non so se hanno cambiato formula. Io posso dirti che Noble Octer, ragazzi, in questo gruppo si provano i Noble Octer da 4 anni a questa parte. Quando non c'era manco l'esistenza dei Noble Octer in Italia, io già ce l'avevo. Dice Giuseppe, è la verità, ci sono i video che parlano. Credetemi, ne ho provati, ce li ho tutti e dico tutti, tutti perché sono un fanatico dei Noble Octer. Questo qui è totalmente diverso. Vi ripeto, io un Noble Octer evanescente non l'ho mai provato in vita mia. Boh, non lo so, ragazzi, c'è da capire. Ci abbiamo noi Bruno che magari si informerà delle linee dirette, ci farà sapere. Sono curioso di saperlo perché a questo punto, ragazzi, sono curioso. Ovviamente, proveremo nella prossima diretta codesto. Che non c'è scritto Barbieri Riuniti, quindi ancora c'è scritto USA. Proviamo questo e vediamo se la formula è come li conosco io di Noble Octer. Rasoio che vi ripeto, stasera mi ha permesso di farmi. Ciao Corrado! Di farmi una barba allucinante. Quindi a sto punto, ai tempi, non è stata colpa del rasoio. Ma è stata colpa della lametta. L'unica, diciamo, causante che posso dare è che la lametta era fallata con tutto che l'ho visto al microscopio, perché non tagliava. Io ora l'ho messa a 6, ha polverizzato la barba, l'ho messa a 3, come mi ha detto Francesco, strepitoso. In contropelo praticamente questo non si frena, perché taglia, è uno slant, quindi di una dolcezza infinita vai sempre. Certo, mi informerò, facci sapere. Facci sapere. Ragazzi, io non so il prezzo. Mi sembra che si aggiri intorno ai 350 euro. Non ne ho idea di quanto cazzo costi sto rasoio. Te lo compreresti? Allora, se sono un collezionista di rasoi, uno slant così che taglia, perché non ha niente a che vedere con l'Icon B1. Io sono un amante del 37C. 37C, una punto, qua siamo in Ferrari, è completamente diverso il mondo.
37C qualità prezzo non si batte, che sia chiaro, non pensate che con questo vi fate una barba e diventate biondi con gli occhi azzurri perché costa 380 euro. C'è la preziosità del manico con queste, con questa godoronatura fatta, diciamo, mi pare che a prisma, che ha un effetto antiscivolo incredibile. L'acciaio è un acciaio indistruttibile, garantita vita, hai un prodotto. Ma manco cuglioni io 37C che costa 40 euro, perché è di una dolcezza infinita. Ovviamente questo è un regolabile, quindi in base perché hai la barba, te lo cuci addosso. Se ti vuoi fare la barba, il ripassino, che sei con la crescita appena appena, lo metti a uno, ragazzi, ha una dolcezza infinita. Prima che voi me lo dite, perché io lo so che poi me lo dite, tranquilli. Giuseppe, che tu che sei innamorato del Tatara, che cosa scegli? Sono due cose diverse. Questo è un rasoio normalissimo, o perlomeno normale. Ha una geometria di uscita della barra di sicurezza che cambia totalmente, diciamo, il rasoio lo fa diventare da positivo a negativo a neutro, con una dolcezza infinita, testina piccola. Lo trovo un gioiello, veramente l'innovazione. Se proprio ci voglio trovare un difetto a questo rasoio è il pallino piccolo, ma perché io ho 46 anni e non vedo una minchia. È giusto che non vedi una minchia, devo guardare il piccione, però dico non vedo una minchia. Ma zio Cacco, come si mette gli occhiali da combattimento? Me ne vado in trincea e il coso si vede, quindi si può anche evitare. Questo è uno slant. Differenza di taglio fra tutte e due? Allora, questo è dolcissimo, però di tutti i rasoi che ho provato a barra dritta è il più dolce di tutti, anestetico. Questo qui, veramente, con l'effetto slant, quindi con l'effetto a ghigliottina, è ancora di più, diciamo, performante per quanto concerne dolcezza. La lametta non ha nessuna vibrazione, la sento bella serrata. E ragazzi, è uno slant, quindi è ancora più dolce di lui, è ancora più anestetico. Questo è dolcissimo, lo senti che nel passaggio di traverso, specialmente che ho la barba di qua, perché da qua la barba mi arriva qua, e questo qua io me lo posso tirare. Da qua a qua, io sono in contropelo, dovrei fare io così. Quindi questo punto qua, ormai, per me, è diventato un punto tester, perché quando io sono così, e il rasoio e la lametta sono nì, io lo sento che lui zappetta, che incomincia un pochettino a fare trin trin trin, perché sono in contropelo. Perché io ogni volta faccio pelo e subito mi faccio il contropelo? Perché col contropelo, tecnicamente, io sono perfetto. Ciao Giuseppe, nella live con mica hai scritto che un centro commerciale a Fono a Palermo l'hai fatto tu. Ma in che senso? Tutte le strutture metalliche che ci sono al centro commerciale, Poseidon, la torre e quello là di Carini, tutte le strutture metalliche, essendo che ai tempi facevo il saldatore patentato, sono tutte, diciamo, saldate da sottoscritto e un ragazzo di Siracusa. Tutte le strutture, tutto quello che tu vedi di carpenteria metallica e di struttura finita di abbellimento in acciaio, sono tutte state saldate da me e un altro ragazzo, in questo senso. Vi stavo dicendo, dolcezza di lui infinita. Promosso? Sì. Te lo compreresti? Perché la domanda che uno si deve fare sempre, ragazzi, è sì, ok, vi faccio vedere i prodotti, eccetera, eccetera. Giuseppe, me lo posso comprare? Allora, se tu c'hai 350 euro e ti vuoi passare il capriccio perché uno slant è regolabile, sì. Se vuoi provare uno slant e vuoi spendere una minchiata, e credimi, le prestazioni sono lì per lì, se lo metti tipo a 3 ore, 3, 4, 2, 37C. Hai lo stesso potenzialmente rasoio senza minchiate qua là pompa, ovviamente materiale diverso, e questo è regolabile, quello invece è una testina fissa. Ma se ti vuoi fare il flash dello slant che non l'ha mai provato, fatti un 37C. Questo è quello che penso io. Poi se dici, ragazzi, mi sono innamorato dello slant, questo è il miglior slant che ho mai provato in vita mia, è fotonico. Perché come sapete, io non per ignoranza mia, perché vi ripeto, i die li sto conoscendo ora, non accetto i rasoi tre pezzi con le testine fisse. Perché le testine fisse, se sono 0,80, 0,90, 1,15, la testina ti porta che tu lo vai a conoscere il rasoio e sai che con quella testina ti puoi fare la barba un giorno, la barba di un giorno, la barba di 2 giorni,
con quello massimo la barba di un giorno e mezzo perché poi ha difficoltà perché è troppo dolce. Quindi è un rasoio che tu lo devi inseguire, ti devi fare sempre il conteggio, così lo posso usare. Per me irregolabili, parere personale, ragazzi, sono i rasoi definitivi, perché questo qua è dolcissimo, lo metto al massimo, ho la barba di 10 giorni, ragazzi, faccio i trattini corti, me la levo con una dolcezza infinita, zappa. Ci siamo? Mi devo fare la rifinitura perché c'ho un congresso, una minchiata, ne voglio essere pulito, che noi abbiamo sempre sto flash. Il matrimonio, devo uscire, devo essere pulito. Io vorrei vedere quando usciamo con gli occhi, con gli occhiali così a fare la spesa, du cugliunazzo di sta maniera, se tu c'è il pensiero che ti devi fare la rifinitura, sono tutte minchiate. Perché io sono partito fuori, che cosa ti porti, ragazzi? Il primo rasoio a volo, non ce l'hai tutti sti flash. O perlomeno mi è successo pure di partire, portarmi i rasoi, perché non so quale minchia di dirette, non so quante barbe mi dovevo fare. Ero fuori, mi stavo divertendo, era estate. Ma chi cazzo se la faceva la barba? Quindi tutte minchiate. No, perché è piccolino, c'ho il rasoietto da viaggio. Ma quale viaggio? Chi cazzo se la fa la barba? Che non è il tempo di fare un cazzo che sei pieno di dire. Ma è meglio un grammo di coca o l'abbonamento per un mese da Natasha? No, ragazzi, è meglio l'abbonamento nel mio canale. Anzi, donate, offritemi il caffè. Vi prego. Vedo cose, ragazzi, che voi umani non avete mai visto. Quindi, ragazzi, è un mostro di rasoio. Porca puttana, è un mostro di rasoio. Una cosa che ho capito, che però in tanti non dite, veramente i conoscitori di Die, è questa cosa, perché essendo che ora vi seguo, tipo Andrea Terenzi, uno a caso, uno che per me in live il Die lo sa usare. Quando si giudica un rasoio, o perlomeno voi, guru, che avete anni di esperienza di usare in DIE, qualsiasi cosa succeda, date sempre la colpa al rasoio. Sì, però il rasoio è aggressivo, però il rasoio è dolce. Allora, secondo me, ragazzi, prima di arrivare al giudizio sull'attrezzo, sullo strumento in se stesso, secondo me si dovrebbe dare innanzitutto la perfezione e qualità, o perlomeno essere sicuri che la lametta che si sta mettendo in viso sia performante. Perché alla fine quello che fa tutto è la lametta se taglia. Perché tu puoi avere questo rasoio che io lo trovo dolcissimo, ci metto una Wilkinson, quella che si trova nel plasticone, e io ragazzi vi faccio vedere il sangue come esce, perché quella lametta non so che cazzo fa, mi distrugge. Mi distrugge. Invece vedo che si parla sempre, sì, ma il rasoio è dolce, il rasoio è aggressivo, ma prima di andare, diciamo, additare la colpa al DE, o perlomeno giudicare l'attrezzo per gap 0,90 positivo o negativo, ragazzi, ricordatevi che quello che fa il suo lavoro è la lametta. È come io, c'ho un fisarmonica nelle mani, sì, l'acciaio strepitoso, e 6 ottavi, 4 ottavi, 5 ottavi. Ragazzi, la differenza di tutto l'ambaradam, per carità, la preziosità dell'oggetto, ma è come taglia, è l'affilatura. Poi puoi avere che c'è i punti di ruggine di sopra, ma si è affilato serio e pesa 1,5 grammi, presa una tonnellata. Tutto questo cambiamento non me lo fa nella sbarbata, me lo fa l'affilatura. In questo rasoio qua, in questo rasoio qua, parere personale, quello che fa veramente la differenza, ragazzi, è la lametta con cui si lavora, si va ad interagire, a farsi la barba. Poi dopo, nel momento in cui tu sai che quella lametta veramente è performante, perché l'hai guardata al microscopio, conosci veramente la lametta, allora secondo me lì puoi andare a giudizio. Io oggi mi sto permettendo di dare dei giudizi perché sto provando solo le Whizzamet, che sono diventate le mie lamette preferite. Allora, conosco le loro performance di quando me le guardo al microscopio e sono perfette, perché quelle un pochettino nì. Per carità, taglieranno, io le butto, faccio clic e le butto, devono essere perfette, so come tagliano. Se c'è un rasoio che mi è poco intuitivo, che magari non mi becca bene la barba, allora sono convinto, conoscendo la lametta, che è un problema del rasoio o della mia poca manualità. Minchia che sono serio stasera. È come quando si giudica un sapone senza saperli montare. Sì, praticamente sì. È come quando per dire si mandano saponi a persone che non capiscono un cazzo, non vorrei capire quale giudizio ti aspetti. Ma chi sta in un'altra parentesi, sono cose che io
Non capirò mai, i miei 46 anni non mi bastano, penso che ne avrò bisogno un'altra per dire 30, 40 per capirli, però come si dice, non sono fatti miei. C'era chi lo faceva, sono fatti miei, non sono fatti miei. Va bene, ragazzuoli, quello che vi dovevo dire l'ho detto. Spero che nei commenti, diciamo, sta cosa vada a fondo, quindi che Bruno possa scrivere, il Lucarelli si informi, chi veramente è conoscitore di tutta questa ambaradam di importazione, eccetera, eccetera. Io quel che so, vi posso dire la mia e ve lo faccio vedere in campo. Ognuno poi giudica con i suoi occhi se è la stessa cosa, perché tranquilli che ci sarà quello. No, ma per me era uguale, quello e quello era uguale. Sta minchia era uguale. Comunque, vabbè, ormai sono pronto a tutto. Però sentire Maggioglio che mi parla di sticchio, ragazzi, onestamente, no. Magari no, magari no. Che mi sento con Ni. Quindi sapone ne abbiamo parlato e aspetto le domande e risposte e novità in campo, eccetera, eccetera. Il rasoio vi ho detto la mia. Se vi volete fare un flash dello slante, partite dal 37C, non fottetevi 330 euro quanto cazzo costa sto rasoio. Se vi intrippa lo slante, quella tipologia di taglio dolce vi gusta. Pensate che ne esiste uno regolabile che vi potete fare con la barba di 10 giorni mettendola a 6 e se avete la barba di un giorno lo regolate a 1 e vi fate la barba, è fotonico. Questo ve lo posso assicurare. Quindi, degno erede del fratellino piccolo. Quindi, ci sta tutto. Onestamente, oggi, se io devo scegliere, ovviamente, io leverei l'ambassador regolabile, perché per me il Tatara l'ha battuto l'ambassador. Questo è il re. Questo è lo slante, il re. Poi se devo scegliere un rasoio tre pezzi, ve l'ho detto, mi sono innamorato. Timeless titanio. Ragazzi, che goduria di rasoio tre pezzi. Il miglior tre pezzi che ho mai provato. Siamo, però con questo qui, sempre per il mio ragionamento, so che mi posso levare la barba di 2 giorni con la mia crescita barra 3 sono al limite. Una barba di 5 giorni, 7 giorni con questo devi zappare. Questo se sei a casa con la barba di 2 giorni giusta, una bella insaponata, sogni. Tre pezzi, viaggio a 2000 è un gioiello. Veramente contento. Se mi voglio fare il flash dello slant, che voglio stare in anestesia totale, tipo effetto loppio, che non sento la lametta e lui fa tutto, anche nei punti ostici dove praticamente i rasoi normali che tagliano con una lama orizzontale, senti che frenano un pochettino perché c'è il pelo che ci va a contrasto, ti metti uno slant e questo viaggia a 2000 dritto, una bomba fotonica, perché è l'effetto slant che deve fare questo qua. Se vuoi un rasoio invece regolabile, a barra orizzontale, che non fa salire il gap come fanno tutti i rasoi, ma lui lavora sull'esposizione, facendolo diventare da neutro a positivo a negativo, ovviamente vi dico questo. Giuseppe, ma il Rocca l'hai provato? No, e sono curioso di provare questo minchia di Rocca. Sono curioso, però onestamente, ragazzi, non mi va di comprarlo perché ho preso il Rockne, l'ho preso. Ragazzi, io non è che ho fatto il Black Friday, ho fatto il pernopassatore nel culo mio Pride. Non se può. I rasoi tre pezzi non regolabile per cacciare la mammatura in un mese. Ma ce l'hai? Sì, R41, per carità. R41 che gli ho messo l'icon, diciamo il manico Icon Bulldog, che ai tempi l'ho preso per quel maledetto del Perdichizzi. Questo è un rasoio efficace che, come si scherzava col buon Basilio, che si parlava dal fatto che mi ha fatto uscire la faccia di quando ho fatto la prima comunione, perché questo è un rasoio talmente, diciamo, incisivo, quindi non lo reputo né aggressivo saputo usare, né, diciamo, uccidi persone, come si dice. Con questo qua ci vuole solo la sapienza, o perlomeno la mano allenata, diciamo una mano un pochettino più allenata,
diciamo allenata, a farsi la barba, ti fai una passata solo a pelo e tu non hai bisogno né di farti traversi né di farti contropeli perché già sei pulito. Testina su Amazon mi sembra che costa qualche 20 euro. Gli metti un manico qualsiasi perché l'attacco è uguale e con l'R41 ti fai la barba. Però con questa testina qua, tipo io, la barba tutti i giorni non me la potrei fare perché mi escono i canini. Facilito il dentista a fare l'estrazione dell'amore perché mi esce la carne di fuori. Io sono più dolce, ho bisogno di qualcosa che vada più in dolcezza, quindi non se può fare. Questo ve l'ho detto. Single Edge, Vector, fotonico. Fotonico, vediamo che avete scritto. Devi provare Zeppelin V2, la testa curva orizzontalmente. Più che l'R41 Lares, sentirà soddisfatto, ma i costi diversi. Sì, quello è bellezza, bellezza, con giustamente il taglio giusto. L'Atena, onestamente, se ti devo dire di più, l'Atena mi ha colpito. Perché l'Ares, io un open comb, se ti ricordi il discorso che abbiamo fatto, Gianluca, io non l'ho mai provato un open comb. Quindi non ho un margine di paragone con un open comb. Ha tagliato bene, mi ci sono fatto la barba, non mi sono praticamente irritato, ok. Però non ho esperienze di open comb, non ho margini di paragone. Ha tagliato perfettamente. L'Atena invece, essendo un closed comb, mi ricordo che l'abbiamo usato, aveva una barba di qualche 10 giorni, pur essendo un closed comb, mi ha fatto praticamente una sbarbata incredibile. La differenza fra l'ambasso e il consueto è la stessa che passa di quando ti fai una pugnetta e quando... No, l'ho perso. E di quando te la fai fare? Sì, ci può stare questa, diciamo, molto burlesque. Si può fare, si può fare. Sì, ci può stare. Un pochettino, diciamo, colorita, ma diciamo il succo del discorso ci può stare. Quindi promosso, ragazzi. Promosso. Lo riposo nella vaschetta. Dove cazzo è qua? Mi è piaciuto. Minchia, i poeti muti, ma sempre poeti muti. Mi è piaciuto, ragazzi. Il Consul, sì. Quindi avete capito quello che è successo a me. Quindi, secondo me, anche chi ne sa molto di più di me, sui DE, dei miei colleghi, youtubers, prima di giudicare un rasoio, secondo me, ragazzi, la lametta. La lametta è quello che ti dà, è l'anima del rasoio. Eccolo! Il pianti, in quale parte del mondo sei? Canada, Svizzera? Dove ti trovi? Maledetto. Dimmi dove ti trovi. Siete dolcissimi stasera, leopardi scansate. C'è Don Basilio, ragazzi. C'è dalla serie Basilio, è uno che parla poco, ma quando parla, caruso, sdruba, cantunere, apre strade, fa danni che voi umani sconoscete. Ah, va bene, ragazzuoli. Io non vi nascondo che la profumazione del Noble Octer, questa mi è piaciuta, perché sono queste profumazioni strane. Sempre in Texas. Andrai nei boschi perché volevo vivere con la saggezza e farmi le pugnette. Sì, potrebbe essere una scelta. Vado a vivere da solo. Non ti nascondo, sì, ma non mi nascondo, io un altro pochettino di after me lo metto e poi incomincio a mettere le luci in sottofondo, perché io quello che avevo da dirvi ve l'ho detto e mi godo l'atmosfera, perché oggi per insonorizzare tutta questa stanza e mettere le luci nuove e amplificare tutta sta minchia di stanza col microfono che mi ha fatto prendere Basile e tutte, ho smontato tutto dalle 7 di mattina, a smontare e a scendere tutto. Du cuglioni che mi riportavo con la cariola stamattina, ero tipo minchia fuori di me, aspettavo qualcuno per un semplice motivo, sai, me la sposta la macchina, che io ci volevo litigare, doveva essere il mio agnello sacrificale. Per fortuna nessuno oggi mi ha rotto la minchia,
Quindi i miei nervi me li sono sfogati con me stesso a smontare tutto, non perché non mi piaccia farlo, però fino a quando sono 1, 4, 5, 100 li fai, quando li devi scendere tutti, coglione, ho visto cose che non vedevo da 4 anni, saponi messi uno sopra l'altro per fare spessore, che non vedevo da 4 anni, oh cazzo, guarda, ho altri saponi che non conoscevo. Quindi... Va bene ragazzi, infatti si vede che c'è l'americano e il Pink Floyd, l'audio è migliorato. Sì, è migliorato, che Basilio mi ha fatto spendere 12 milioni di euro per microfono e webcam. Vero Basilio? Non è vero ragazzi, è anzi una persona che mi porta all'essere economico. Sono io che sono grasso, perché mi rompo la minchia a comprare cose così e poi dopo non funzionano. Sì, ma non fare lo gnorri, avanza una birra. Da me avanzi una birra. Con chi parli, Bruno? Avanzi una birra? Come avanzi una birra? Ce l'hai con me? Ciao Terenzi, anche io Terenzi prima, che schifo. Terenzi, preparati che ti chiamerò uno di questo giorno per fare una live, diciamo nel mio coffee rasatura. Quindi preparati, te lo dico in live. Vi ripeto pure agli youtuber, diciamo, è una frase brutta da dire, ma è così, diciamo con canali piccoli. Vi ho promesso che vi dedicherò una puntata, in modo da darvi visibilità. Io sono curioso pure di conoscervi per sapere che cosa ne pensate, che in testa avete. Ho visto ultimamente, ora non ricordo chi era, un pazzo con la maschera, che le risate che mi sono ammazzato. Ovviamente la rasatura è ben altro, però se il tutto, prima di farti la barba, ti può, come si dice, rubare un sorriso, che ben venga. Che ben venga, proprio che ben venga. Ora non ricordo il nome, ragazzi, perché ne sono nati canali di YouTuber incredibili e io onestamente non li conosco tutti. Va bene, ragazzuoli, quindi preparatevi per un'altra live che a breve ce lo penso prima di sabato o forse domenica con un altro YouTuber profumiere. Quindi preparatevi, ragazzi, perché l'ambito profumi mi sta molto, ma molto, ma molto. Con te per il discorso del Cusù te l'avevo detto che era meglio dell'ambassador. Bruno, non mi ricordo, io ho birra, compa, venite a fare il capodanno qua da me. Ospite mio, non ci sono problemi. No, la birra, cena, famiglie, tacotechino, zampone. La birra, compa, è riduttivo. Siamo poracci noi. Siamo borghesi. Quindi, che vi stavo dicendo, ragazzi? Quel bastardo mi rompe sempre una minchia, quel Bruno. Che... Ma come, ragazzi? Puttana, io dico sempre che è il cucchiaio di tutte le pentole, ci mancava solo che si faceva lo store, smarchietta, e ora per romperci la minchia ovunque, ragazzi, usavano tutti i vignali, minchia, ti banno, senza pietà, ma chi cazzo me ne frega. Va bene, ragazzuoli, io vi dico sempre grazie, siamo in 55 ancora e mi sono fatto la barba, preparatevi. Ah, una diretta, diciamo, con dei guru profumieri. Vedo di riportare Mirko. Mirko ha pure una ragazza che è bravissima nelle recensioni. Ragazzi, ne voglio sapere sempre di più nel mondo della profumeria. Perché a giorni scenderò in una profumeria qua a Palermo, che il buon Mirko mi ha detto che c'è una profumeria di nicchia. E io ci vado, ragazzi. Mi rovinerò sicuramente, ma ci andrò. Perché sono curioso di sentire quei profumi che lui ieri ci ha descritto, specialmente il barbershop di alta fascia, in modo che così, con tutto il rispetto a tutto quello che ho provato in questi anni di after, ragazzi, se posso alzare l'asticella invece di mettermi con tutto il rispetto di tutti gli after che ho usato, un qualcosa che veramente ha fatto storia, o che sia un profumo dalle fragranze molto, ma molto ricercate, che ben venga. Vuol dire che cambierò completamente ideologia dei saponi profumati, andrò di profumi neutri, mi farò sbarbate con profumi, diciamo perlomeno con schiume da barba, con creme da barba senza profumazione, per poi mettermi l'after che mi piace a me e vaffanculo, rincorrere il set, eccetera, eccetera. Tutto è un'evoluzione, chissà. Detto questo, ragazzi, fate bravi, grazie, ci vediamo all'improvviso e niente. Se mi vuoi far rompere il mondo, Guerri,
Io ancora ho il carrello con quei liquidi. Che Guerrino è pericolosissimo. Cioè, sta cosa te la dovrei dire io a te. Minchia, ragazzi. È la capacità di non morire. O perlomeno, prima di morire, far morire qualcun altro. Cioè, mi ha detto una cosa che io dovrei dire specificatamente a lui diretto. E lui invece me la dice a me. Minchia coraggio, ragazzi. Dice, sono caduto. No, non è vero, non sono caduto. Minchia, sei a terra, sdraiato. Minchia, non sei caduto. Vabbè, a posto. Va bene ragazzuoli, fate i bravi, ci vediamo all'improvviso, grazie della compagnia e buonanotte, fate i bravi, sbarbatevi bene, fatemi sapere per quanto concerne sta storia del sapone, se è riformulato, eccetera, eccetera, l'abbiamo vista che c'è un po' di differenza. Altra cosa importante, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, importantissimo per rimanere sempre informati. Fanculo le chiacchiere e viva i fatti ragazzi. Le chiacchiere stanno a zero. E io vi smaschero. Perché? Perché sono terrone e bastardo. Ciao ciao.